Il Rotary Club di Termoli ha donato un contributo economico all'associazione Ictus, presieduta da Don Benito Giorgetta, per la realizzazione di una casa famiglia in contrada Chiancate di Guglionesi, a servizio di persone disagiate. Un gesto di alto valore sociale e di solidarietà per chi si impegna da vicino a sostegno dei più bisognosi e indifesi. Una donazione particolarmente gradita all'associazione Ictus è portata avanti dal Rotary, che conferma con tale gesto la propria vicinanza alle comunità locali. Il passaggio ideale delle consegne al mio successore presidente Lino Bianconi, chiudiamo con un service che attesta ancora una volta, ove ve ne fosse bisogno, l'attenzione che il Rotary ha per la sua comunità di riferimento, che è quella termolese. La Ollus Ictus, fortemente voluta da Don Benito, svolge un'attività meritoria e importantissima per le persone disagiate e abbiamo ritenuto di focalizzare ancora una volta la nostra attenzione sulla nostra comunità, perché purtroppo molto spesso guardiamo oltre, guardiamo lontano, ma dimentichiamo chi ci sta vicino. È ancora un gesto di sensibilità nei nostri confronti, apprezziamo molto e ringraziamo per i benefici che porteranno a coloro che sono ospiti di questa nostra struttura. Al di là di quello che può essere l'importo di un assegno, è il gesto della sensibilità e della solidarietà umana che noi apprezziamo, valorizziamo e ringraziamo. Per il Rotary termolese mercoledì 8 il passaggio del martelletto al nuovo presidente Lino Bianconi.